Il caffè non si semina in campo, diciamo, non vado a mettere Certo. per buchetta, ma normalmente trapianto dei piantoni che vengono fatti crescere in vivaio, in ambiente protetto, dentro delle sacchette di plastica, Sì, no? nursery, no? Come passaggio di questo tipo. E poi per concludere, generalmente quando un nostro agricoltore mi dice seminiamo a Gescia, lì io vado su tutte le fure, si fanno le discussioni, perché il Gescia, ecco, nello specifico, è uno delle varietà più di moda, più particolari dal punto di vista dei profili che possiamo trovare in tazza, quasi un non caffè per alcuni versi, interessantissimo il profilo, ma è una pianta molto molto debole, molto particolare, una pianta che prospera e dà il massimo di sé in agricoltura convenzionale, ha bisogno, è come un cavallo di razza, ha bisogno Certo, di certo. medicine e materiali. Nel nostro tipo di agricoltura fa fatica, vive ma non produce né in quantità né in una qualità adeguata. E invece, per assurdo, riusciamo a ottenere grandi risultati con altre varietà più magari rustiche o Più da battaglia, ok, ma meno complesse. poi dipende, perché per esempio il Borbone, Catuai sono caffè di ottima levatura, ma noi stiamo avendo grandi risultati con i natural, con i caffè naturali fatti con i Catimor, che è un caffè che alcuni coffee lover leggono Catimor, non vogliono saperne neanche nulla. Vero? È una pianta che permette una gestione molto semplice per l'agricoltore e con alcuni tipi di processo, con il natural o l'honey, riescono ad acquisire dei profili inaspettati e di tutto rispetto. Guarderemo il Catimor con occhi diversi.